vabbè, del gruppo storico sono rimasti proprio il nucleo. Ok? Allora, scordatevi tutto, cioè non scordatevi tutto, tenete tutto nel backstage e facciamo finta che, ricominciamo stavolta, parliamo di storia proprio, quindi come è nata tutta questa coppia, ma noi abbiamo parlato queste quasi 5 ore di... Tanto c'è un filmato, sì sì, adesso alzo la voce. Allora, mettiamoci al 1880 o giù di lì, insomma, prima che cominci. Fatemi fare questo disegnino illustrativo per capire più come sta messa la fisica a fine 800. Allora ci avete, vediamo se funziona una cosa. Un po' schematica la cosa, però. Tre grossi blocchi, se volete. Una è la meccanica. Una è la termodinamica. E l'altro è l'elettromagnetismo. Che significa? Meccanica significa, meccanica canonica più acustica, perché l'acustica in fin dei conti è meccanica, fluidodinamica e compagnia assortiva, insomma, dinamica dei mezzi continui, elasticità, tutte queste cose. Quindi anche onde meccaniche. E quindi anche onde stanno qua dentro, certo. Perché l'onda è la sollecitazione meccanica che si propaga dentro un mezzo. Poi c'è quella che è la scienza del calore, che diventa la termodinamica nel corso dell'Ottocento, si formalizza, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è questa roba qua che è l'elettromagnetismo, che a sua volta significa, agli inizi dell'Ottocento significa almeno tre cose diverse, perché significa l'elettricità, il magnetismo, che sono in principio due cose diverse, e l'ottica. E alla fine anche l'ottica sta qua dentro, perché con Maxwell e Hertz è diventata un capitolo. Poi vediamo di queste cose. Le cose interessanti che succedono in fisica alla fine dell'Ottocento sono all'intersezione di questi tre campi. Tra meccanica e termodinamica, perché arrivano qui, nasce la meccanica statistica, cioè il tentativo di dare un'interpretazione meccanica ai fenomeni termodinamici, e quindi Boltzmann e tutto quello che ne segue, non ne parliamo. Tra elettromagnetismo e termodinamica è il terreno su cui nasce la fisica dei quanti, o la meccanica quantistica poi, termodinamica della radiazione tipicamente, corpo nero, effetti fotoelettrici, poiché li assorbite. E questo, tra meccanica e elettromagnetismo, è esattamente il terreno di confine su cui nascono le problematiche che portano alla teoria della relatività. A noi ci interessa questa parte qua. Bene, allora questo era per dare un quadro, ovviamente le cose sono un po' intricate, però sostanzialmente come partizioni a blocchi funziona. La prima cosa interessante da dire è che riflettere su questo blocco qui, che all'inizio di questa storia, cioè verso l'ultimo quarto dell'Ottocento, è diventato un papocchio consistente, perché insomma 50 anni prima questo significa l'elettricità. Elettricità vuol dire le pelli di gatto, i circuiti, le pile di volta, il zot di Benjamin Franklin, poi c'è il magnetismo, che è un'altra bestia, che non c'entra niente apparentemente, che ha a che fare con le linee di forza, Faraday, queste cose che fanno le cose girare, tutti questi fili buffi, le calamite, no? Che apparentemente, che tra l'altro agli inizi dell'Ottocento sono radicalmente irriducibili all'elettricità, perché l'elettricità si sa che funziona con la legge di Coulomb, che è una legge di forza tipo la gravitazione, quindi una legge centrale. E il magnetismo manca per niente, ci sono quelle cose complicate che sappiamo, che girano tutti per storto, se riesce. Poi qualcuno comincia a mettere insieme i pezzi, Faraday, Amaramacci, Cicicò, e nasce, si capisce che il campo elettrico e il campo magnetico sono fratelli, cugini, parenti, insomma, E quando la parentela si è capita per bene, Maxwell mette tutto insieme, zac zac zac, e smanettando nelle equazioni di Maxwell esce fuori, che si può scrivere l'equazione del campo elettromagnetico nel vuoto, ne esce fuori un'equazione d'onda che descrive la propagazione di un'onda, che è il campo elettromagnetico, ma guarda caso questa viaggia con una velocità che è proprio uguale alla velocità della luce, quindi forse mai che
ciò che chiamiamo luce altro non è che un fenomeno elettromagnetico, infatti sì, Hertz fa le verifiche, quindi anche l'ottica sta qua dentro. Quindi l'osservazione numero uno è importante per capire il seguito della storia. Alla fine dell'Ottocento questa roba è una buona candidata, nella opinione di molti, ad essere la teoria, la ipotetica e futura teoria finale o teoria del tutto. Ce l'avevano già allora sta fissa della grande teoria unificante che spiegava tutto. E questo si presenta bene perché nel giro di mezzo secolo ha messo insieme tre campi che apparentemente non c'erano niente a che fare l'uno con l'altro, no? E facciamo di un'ottica, dai che forse funziona. I problemi nascono, come giusto che sia, perché se non ci fossero problemi ci sarebbe la ricerca, al confine fra quei due campi, e normalmente quando uno racconta questa storia dell'origine della relatività si menziona sempre il problema dell'etere, quindi il problema delle velocità che non tornano. Quello è uno dei problemi, ma in realtà ce ne sono più di uno. Sono, e adesso vorrei rapidamente raccontare come si configurano all'epoca e perché poi finiscono con entrare. Allora, uno è, per loro lo metto così, diciamo, movimento, questa è l'altra di capire che vuol dire, adesso nei metri. Due, e un po' ne abbiamo parlato, il problema della misura del tempo. E alla fine dell'Ottocento diventa un problema serio, concettuale e tecnologico. E tre, il problema la dinamica dell'elettrone, che viene scoperto alla fine dell'Ottocento, e da cui si tratta di capire come è fatto sto regno buffo, che essendo carico e trattandosi di studiare come si muove, è un problema a cavallo tra elettromagnetismo e dinamica meccanica. Allora, problema numero uno, questa storia, dunque, rapidamente, poi ci sono... Quello che succede, dunque, è che con le equazioni di Maxwell si scopre che in particolare ci sono le onde elettromagnetiche, e le onde elettromagnetiche sono quelle cose che viaggiano. Tra l'altro, questo significa una cosa, che quando uno costruisce questa cosa con le equazioni di Maxwell, si vede che anche se noi siamo abituati per ragioni storiche che hanno a che fare con la scelta dei sistemi di unità di misure, avere l'epsilon 0 per descrivere nelle equazioni dell'elettrostatica, era un con 0 nelle equazioni, quelli sono fregni accidentali. La vera costante dell'elettromagnetismo è questa, che compare quando uno scrive per bene l'equazione, che è la velocità della luce, che risulta essere numericamente uguale a quella che già era nota essere la velocità della luce nel vuoto, che è l'indicazione teorica che suggerisce che quindi la luce è un fenomeno elettromagnetico, va bene? E che compare quando appunto uno scrive le equazioni di Maxwell tirando fuori le onde elettroniche. Il problema nasce naturalmente perché questa è la velocità, e ovviamente la velocità dove? Le velocità fino a prova contraria dipendono dal sistema di riferimento in cui vengono misurate. Allora, all'inizio la cosa non crea grossi problemi. Quando uno scrive in meccanica un'equazione d'onda, in tutte le equazioni d'onda, non è importante trascrivere come è fatta l'equazione d'onda, che chi la sa la sa, chi non la sa è inutile che la scrivo, che ci scrivisce niente, ma in tutte le equazioni d'onda compare una velocità, che è appunto la velocità di propagazione dell'onda, d'accordo? In quale sistema di riferimento? Vabbè, è ovvio, un'onda che è diciamo, detto in termini, è una perturbazione prodotta all'interno di un mezzo, che è quello attraverso cui si propaga l'onda, con una certa velocità, che è quella che compare nelle equazioni. Quindi è ovvio, quella è la velocità con cui si propaga l'onda relativamente al mezzo in cui l'onda è prodotta. Quando dico che la velocità del suono è 340 metri al secondo in aria in condizioni standard, si intende che in questa stanza il suono viaggia a 340 metri al secondo rispetto al sistema di riferimento dell'aria che è ferma in questa stanza. Poi se mi metto a correre con un matto, misurerò una velocità diversa e vedo l'effetto Doppler e vedo tutte le cose che i fisici sanno trattare benissimo, non c'è nessun problema. La cosa fondamentale dell'equazione d'onda, che all'inizio non differisce, non sembra non creare problemi neanche quando esce fuori l'equazione di onda elettromagnetica, è che quindi A
la velocità di cui si parla in quell'equazione è la velocità rispetto nel sistema di riferimento solidale col mezzo dentro cui si propaga la perturbazione, e B, che per avere un'onda che si propaga mi serve un mezzo che oscilla, altrimenti che propago? Avete mai visto un'onda marina senza l'acqua del mare? No. Se tolgo l'aria da sta stanza, mi sentite? No, perché nel vuoto il suono non proprio, perché lo suono è l'innesco lì, le oscillazioni delle molecole di gas, insomma che stanno gli strati di molecole di gas interposti tra nebule, eccetera, eccetera. Quindi, assolutamente in linea con tutto quello che è logico e ammettere sulle velocità e su ciò che si sa delle onde, se la luce è un'onda elettromagnetica, e questo sembra essere scritto nell'equazione di Maxwell, è un po' è strano perché C è 300.000 km al secondo, non so 340 metri al secondo, ma dal punto di vista concettuale questo vuol dire che A, esiste un mezzo che è la sede del campo elettromagnetico le cui oscillazioni sono la propagazione dell'onda elettromagnetica, e questo mezzo è l'etere, perché se non c'è questo non si propaga niente, perché cos'è che oscilla, e B, C è la velocità della luce nel sistema dell'etere, evidentemente, esattamente come per qualunque altro fenomeno ondulatorio. No problema. Naturalmente c'è il problema di andare a capire chi è, quando io dico il suono viaggia in aria, l'aria sappiamo cos'è, le onde marine, il mare è l'acqua, l'etere non sta, chi è, come è fatto, va bene. È metafisico, prospettivamente, capirai, allora la materia oscura di oggi, ci capiamo meno oggi della materia oscura di quanto capivano questi sull'etere 140 anni fa, non c'è problema. Qui tratta di farsi dei modelli di questo coso qua. Allora, come viene raccontato il problema? Il problema viene normalmente raccontato così, ed è un imbroglio. Maledetto strumento odio! Lo sapevo che sarebbe tornato. Come era tutto? Adesso si può sempre solido, c'è un problema di instabilità interessante di questo sistema. Va bene. Allora, per ragioni che non vi sto a raccontare, perché se no non affittiamo più, come si dice, legate a osservazioni astronomiche, al fatto che altrimenti i conti non tornavano, un sacco di altre cose, il modello che, diciamo, la stragrande maggioranza dei fisici si erano fatti di questo etere, era la cosa importante da capire, l'etere era pensato come una sostanza con caratteristiche particolari strane, ma dal punto di vista della propagazione della luce, diciamo ferma rispetto al sistema delle stelle fisse, mettiamola così. La cosa importante è, per ragioni di osservazioni astronomiche, essendo che la Terra si muove, se non altro, nel giro intorno al, nel suo giro intorno al Sole, la Terra si muove rispetto all'etere. C'è tutta una storia dietro questo, ma questa è una convinzione diffusa e ben fondata su ragioni empiriche forti. Allora, questo vuol dire che, in linea di principio, anzi non in linea di principio, vuol dire che la velocità della luce in un sistema di un laboratorio terrestre non è C, ma si combina con la velocità relativa della Terra nell'etere, banalmente come le velocità delle gane chiedono che sia. Quindi, in linea di principio, noi potremmo, come dire, andare a vedere dove sta l'etere, misurando la velocità della luce in un laboratorio terrestre, e dalla differenza con C, che sappiamo quant'è ed è quella dell'etere, capiamo che cosa, come ci muoviamo noi rispetto a lei. Concettualmente è banale. Una piccola differenza, che non è affatto banale, è che C è 300.000 km al secondo, e la velocità con cui la Terra gira, per esempio, intorno al Sole è dell'ordine di 30 km al secondo. Quindi l'effetto, la variazione percentuale di C meno 1 diviso C è dell'ordine di 10 alla meno 4, piuttosto, insomma. Ma non basta, perché come si fa a vedere una cosa del genere? Allora, questo è un giocherello divertente, è come è stato inventato il famoso esperimento di Michelson-Morley, che poi è quello su cui si è costruita tutta questa mitologia delle origini della relatività. Ed è un giochino che si può, vedere se intanto il pennarello scrivesse, cosa che è sempre dato, vediamo se funziona quello rosso. Allora, giochino per bambini furbi.
questo è un canale d'acqua, ferma. Qui ci sono due capanni di pesca, insomma. Sì, vediamo se funziona. Allora, qui ci avete mostrato il paese, ma il problema legato al nostro sistema ottico, ragazzi. Sì, infatti, basterebbe muovere un po' in fretta, quel rosso diventa viola. Dunque, provo a avvicinarvi. Allora, questi distano tra loro una lunghezza L, e c'avete un tizio che va in barchetta, c'è una barca che ha una velocità V rispetto all'acqua, che è ferma. Allora, quanto ci mette a fare avanti e indietro? Il conticino della serva ci mette un tempo totale che è due volte il tempo che impiega, il tempo è L diviso V. Adesso domanda, il canale non è fermo ma c'è corrente con velocità U in questa direzione. Allora il nostro tizio fa il seguente ragionamento: io vado da A a B e ci metto di meno perché V è sempre la velocità che io sviluppo rispetto all'acqua, ma intanto l'acqua è, quindi se somma, no? Vado più veloce, faccio prima, però poi quando torno indietro invece ci metto di più perché vado controcorrente, siccome L è sempre quello. Il tempo che guadagno all'andata uguale a quello che perdo al ritorno non cambia niente, giusto? No. Ma come niente, se no sarebbe finito il gioco. Basta fare un conto anche qui della serva. Nel caso 2, questo è il tempo senza corrente. Il tempo con corrente è il tempo che ci metto all'andata, che è di meno perché, scusate, non ci c'entra niente, vengono chiamate V. La mia velocità rispetto all'acqua è V più 1. Vado più veloce, quindi ci metto di meno all'andata, più il tempo al ritorno che è però maggiore perché stavolta è meno 1 la velocità relativa. Se fate la somma di questa roba, il risultato finale e guarda chi esce fuori, il maledetto coso che apparte la radice quadrata, perché è in gamma quella porcata che esce nella relatività. Esce fuori sta zozzeria. E questo, siccome questo frazione è maggiore di 1, quando c'è corrente ce metto sempre di più che quando non c'è corrente. Che tra l'altro è la ragione per cui la gente muore affogata d'estate quando va a fare il bagno e c'è la corrente, perché uno piglia, parte, si mette a nuotare, la corrente lo porta in fuori, poi gira e non riesce più a tornare indietro. Se uno sapesse un po' di cinematica eviterebbe di fare anche errori molto gravi. Tra l'altro, piccola nota didattica, è ovvio che ci si mette di più, basta fare il caso limite, no? Se la velocità della barca rispetto all'acqua è uguale alla velocità della corrente, tu gli dico entrino qua, poi ti giri e non ti muovi più, perché rimani fermo ovviamente. Quindi il tempo diventa infinito e quindi è ovvio che in generale. Allora, che c'entra tutto questo con la questione della luce? C'entra perché questa è l'idea che sta sotto all'esperimento che qualcuno ha pensato verso la fine dell'Ottocento per misurare la velocità della Terra rispetto all'etere, quindi in qualche modo individuare l'etere, come ragionamento trasferito, perché è proprio questo il modello, con un po' di aggiustamenti. U è la velocità con cui la Terra si muove rispetto all'etere, V è C, la velocità della luce rispetto all'etere. Dopodiché quindi quello che succede è che se io faccio un percorso avanti e indietro così, ci metto un certo tempo che è tipo questo, perché il mio laboratorio terrestre si sta muovendo rispetto all'etere, quindi la velocità della luce che fa avanti e indietro è, per esempio, se sto andando in direzione D, c più V inverso e c meno V nell'altro. Se invece faccio fare un cammino perpendicolare, la velocità non cambia perché non è influenzata la componente perpendicolare. Insomma, il trucco è la faccenda, adesso i dettagli non sono particolarmente importanti, è che se voi fate un esperimento di questo tipo, che è l'esperimento di Machen, sono appunto, prendo un fascio di luce monocromatica, coerente, la decompongo in due parti, uno li faccio fare avanti e indietro per così, e uno li faccio fare avanti e indietro per così, e li ricompongo su uno schermo, va bene?
Quello che vedo sullo schermo è la figura di interferenza, è la sovrapposizione di queste due fasce finite, niente di strano. Se giro, se ruoto questo apparato, mentre la Terra si muove in questa direzione, cambiano i tempi di percorrenza della luce nei due raggi avanti e indietro, perché cambiano le componenti, no? D'accordo? E quindi il ritardo, la sfasatura, lo sfasamento con cui i due raggi si ricombinano sullo schermo cambia, e quindi io dovrei osservare uno spostamento delle figure di interferenza. È un problema. Naturalmente, detto così, è facile. Tenete conto che l'effetto dipende da un quadro su un quadro, quindi U su V nel caso della velocità della Terra rispetto all'etere ipotetica e della velocità della luce nell'etere, il rapporto U su V è 10 alla meno 4, un quadro su un quadro è 10 alla meno 8, quindi volete vedere un effetto maledettamente delicato. Però se ne fate due conti, tenendo conto che per vedere lo spostamento delle frange di interferenza mi basta una differenza di cammino di mezza lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda del visibile è dell'ordine di 10 alla meno 6 micron, un po' di meno, per avere una differenza di quell'ordine basta che prenda un cammino dell'ordine dei 10 metri e gioco è fatto, teorico. Farlo sperimentalmente è un macello, non vi faccio la storia della nostra, è divertente, insomma. Meissen prova a fare questo primo esperimento nel 1882 a Berlino, al terzo piano del Kaiser Wilhelm Institut für Reichsanstalt für Deutsch Physikalische Forschung, e naturalmente in vera mazza, perché bastava che passava il tram a cavalli nella strada di sotto e ballava tutto quanto il palazzo, compreso tutto apparato, e altro che le frange facevano così, c'era un po' spettacolo. Allora bisogna prendere questo coso e farlo in un posto in cui dovete ammazzare tutte le fonti di rumore esterno. Allora alla fine il risultato finale dell'esperimento è che, per evitare le oscillazioni, lo fanno ovviamente nel seminterrato, dove che balla di meno, e poi per evitare le oscillazioni lo fanno tutto è a mollo in un bagno di mercurio. Fatevi due conti su quanto pesa e quanto costa una cosetta del genere. Naturalmente non puoi fare una vasca di mercurio di 10 metri, la devi fare più piccola, e quindi allora devi fare tutto un sistema di specchi per arrivare ai tuoi 10-15 metri di lunghezza. Cioè, tecnicamente la cosa è maledettamente complicata. Il risultato dell'esperimento, comunque, come è noto, è che si dovrebbe, una volta tolte di mezzo le fonti di rumore, una volta fatto garantito che le condizioni di osservazione sono andare a cicco, si dovrebbe vedere questo spostamento delle frange. Il risultato è che non si vede niente. Le frange lì stanno e lì rimangono, va bene? Allora, questo è l'esperimento. Quello che se ne fa discendere è fantascienza. In tutti, quasi tutti i libri sulla storia di queste cose qua, si cita l'esperimento di Meissen-Morley e si dice testuale più o meno. Dunque l'esperimento di Meissen dimostra, a seconda dei casi, che l'etere non esiste, che la velocità della luce non cambia, che è quello che le pare a voi, e quindi rende necessario bla bla bla, e se passa a scrivere le equazioni. Si sarà boiata le proporzioni omeriche. L'esperimento di Meissen non dimostra rigorosamente niente. Nell'esperimento di Meissen si vede che una cosa che io mi aspettavo di vedere invece non si vede. Bene, e ora cerchiamo di capire perché. Appunto. Cioè, alla buona faccia delle prescrizioni. Ma Meissen non viene dopo l'equazione di Maxwell storicamente? Sì, ma qui siamo dopo l'equazione di Maxwell. Maxwell aveva già detto che si poteva fare a meno dell'etere. No. Ah no! Ma come gli scherziamo? Ah. Per carità, e lei non stanno le onde allora. Ma Maxwell è un pochino, l'etere, tutti i pizzini, nessuno discute. Il problema è vedere se si riesce a capire le proprietà, quindi per esempio a studiare il moto relativo della Terra, e l'esperimento è fatto per visualizzare in qualche senso l'etere. Non ci si riesce, non si vede l'effetto che uno si aspettava. Va bene? Allora, normalmente c'è questa cosa che viene usata a sproposito da tutte le parti, per cui uno fa questo schemino epistemologico da quattro soldi. La teoria fa una previsione. La previsione deve essere verificata dall'esperimento. Se l'esperimento smentisce la previsione, bisogna piegare la teoria e buttarla a mare. Ma manco per niente! La teoria fa tu hai una teoria, cioè un modello, che fa una previsione. Tu vai a controllare sperimentalmente se la previsione è soddisfatta. Se la risposta è sì, sei tutto contento. Se la risposta è no, aggiusti il modello in modo da capire meglio cosa diavolo sta succedendo. Ma nessuno mai ha buttato a mare una teoria perché è un esperimento, se no saremmo senza fisica, staremmo ancora Aristotele. Bene. Galileo è primo, insomma. Quindi, che succede a questo punto? La gente comincia a chiedere, oh boh,
come mai non si vede lo spostamento delle frange che dovremmo aspettarci? Qui ci si pensa, no? Allora, uno, un signore che si chiama Fitzgerald, che è noto nella storia della fisica solo per aver scritto queste quattro righe, perché il libro sono quattro righe, fa la seguente osservazione. Dice, tutto avviene come se questo coso, questo braccio dell'interferometro, quello parallelo alla direzione di moto della Terra rispetto all'etere, fosse un pelino più corto. Perché se quello è un pelino più corto, allora è vero che la luce ci mette di più avanti e indietro, però siccome lui in realtà è un pelino più corto, gli effetti si compensano. Di quanto deve essere più corto per compensare l'effetto? Ah, di questo, e se il conto è il conto della serva, insomma, si fa proprio quello, si potrebbe fare avendo 10 minuti, sviluppando un po' meglio una fisica che non è molto diversa da quella del problemino della barca e del coso che ho fatto. E quello che Lore e Fitzgerald scopre, lo faceva pure Pierino, è che non si vede, si potrebbe spiegare il motivo per cui la differenza eccetera eccetera non si vede, quella che è, se le lunghezze nella direzione del moto della Terra rispetto all'etere fossero accorciate di un fattore che, guarda caso, è proprio il famoso gamma, 1 sulla radice di 1 meno 1 quadro su c quadro. Naturalmente, come dicono i colleghi, e perché diavolo questo dovrebbe strizzarsi? Cioè, il problema è questo. Ovviamente questa è, in termini sofisticati epistemologici, quella che si chiama un'ipotesi ad hoc. Ho detto più banalmente la pezza. Cioè, l'ipotesi ad hoc è quella cosa che si mette lì tappe a azzeppare un problema che non si sa come risolvere, ma che siccome non spiega nient'altro, è messa lì apposta per, insomma, non è una brillante. Perché mai un oggetto che si muove dentro l'etere se dovrebbe strizzare? Chi glielo fa fare? Chi glielo dirà il dottore? Cioè, ci fa comodo a noi per far spiegare. Infatti, Zero non la piglia sul serio questa cosa. È un'osservazione empirica, come dire. Tu guarda, se quello fosse più corto si spiegherebbe, ma nessuno la piglia sul serio. Ma invece c'è uno che la piglia sul serio, che è il miglior fisico teorico della fine dell'Ottocento, che è Sydney Lorentz, guarda caso. Il signor Lorentz si chiede, oi boh, perché mai dovrebbe strizzarsi questo coso? E Lorentz fa la seguente cosa, che naturalmente non viene mai raccontata in nessun libro, e spiega magnificamente l'esperimento di Michelson, e dice, va bene, questa è la lunghezza, questo è un oggetto che è lungo, quello che è. Perché è lungo quanto è lungo? La domanda è stupida, perché è fatto così. Sì, ma che vuol dire che è fatto così? Questo oggetto che cos'è? È un aggregato, notate che stiamo parlando del 1890 circa, quando ancora l'ipotesi della reale esistenza degli atomi e delle molecole è una cosa su cui si dibatte e si discute, non è affatto ovvio. Ma Lorentz dice, supponiamo che l'ipotesi molecolare è sensata e che quindi questo oggetto, come qualunque oggetto, altro non è che un aggregato di tante, sono i tante molecole, oggetti microscopici, molecole, montati insieme a formare macroscopicamente questo fregno buffo qua. E questo fregno buffo ha la forma che ha, e quindi anche la lunghezza che ha in particolare, perché le molecole si assemblano fra loro in una particolare configurazione di equilibrio che alla fine mi dà questo. Quindi, ciò che chiamiamo la lunghezza di un corpo in particolare, le sue dimensioni, ma in particolare noi ci fissiamo sulla lunghezza perché è quella che ci interessa, deriva dal modo in cui si realizza l'equilibrio fra le forze numerosissime che tengono insieme tutte le molecole che lo compongono. Allora si chiede, di che natura sono le forze che tengono insieme le molecole? Boh, è la risposta, sappiamo manco se esistono per davvero le molecole, figuriamoci. Però l'ipotesi di Lorentz è, supponiamo che le forze che tengono insieme fra loro le molecole siano forze di tipo elettromagnetico. Questa non è un'ipotesi ad hoc, questa è una bellissima ipotesi di fisica sulla struttura della materia che è anche giusta, tra l'altro, come ben sappiamo oggi. Allora dicono, allora vediamo un po'. Se un corpo sta fermo nell'etere, oppure si muove nell'etere,
succede qualcosa alle forze di tipo elettromagnetico che si esercitano fra le sue molecole? La risposta è ovvio che sì. Perché? Perché se io ho per esempio due cariche elettriche ferme nell'etere, c'è sempre l'etere di mezzo, che è il sistema di riferimento in cui valgono le equazioni di Maxwell, e ho due corpi elettrici fermi nell'etere, tra di loro si esercita la forza di Coulomb, banalmente, la forza elettrostatica. Ma se li metto in moto nell'etere, questi diventano due correnti oltre che due cariche e quindi producono un campo magnetico, che prima non c'era. E la presenza di un campo magnetico fa sì che interviene a esercitarsi tra questi due corpi, oltre alla forza di tipo elettrico, anche una forza di tipo magnetico, che quindi cambia l'intensità dell'interazione fra le mie molecole e quindi se cambia l'intensità dell'interazione cambia ragionevolmente la distanza di equilibrio a cui si collocano. Facciamo i conti e Lorentz si mette a fare i conti su come cambia lo stato di equilibrio di un sistema di cariche a riposo nell'etere e in moto rispetto all'etere e trova che quando un sistema di cariche a riposo nell'etere assume una configurazione di un certo tipo, se lo metto in moto nell'etere con una certa velocità v, le dimensioni della configurazione di equilibrio di questo sistema di cariche si riducono nel senso del moto rispetto all'etere di un fattore che è esattamente questo. Quindi il motivo per cui l'esperimento di Michelson non si vede quello che si vorrebbe vedere è che è vero che la velocità della luce è diversa nel sistema di riferimento terrestre rispetto all'etere, ma questa cosa non me ne posso accorgere perché contestualmente le leggi della fisica sono fatte in modo tale che i corpi che si muovono rispetto all'etere si strizzano e si strizzano esattamente della quantità necessaria per evitarmi di vedere l'effetto che vorrei vedere, quindi ti ho fregato, cioè ti ho spiegato tutto. L'effetto non si vede proprio perché i corpi si muovono dentro l'etere e proprio perché nell'etere sono valide le equazioni di Maxwell. Da cui ricavo questo risultato, che tradotto in formule significa le trasformazioni di Lorentz. La risposta alla domanda che facevi tu l'altra volta, perché si chiamano trasformazioni di Lorentz? Perché le scrive Lorentz 10 anni prima di Einstein. In realtà è un processo molto più lungo, complicato, prima c'è la prima approssimazione, poi deve complicarsi, però il succo della faccenda è sostanzialmente questo. L'idea è appunto proprio perché il moto nell'etere è concettualmente significativo, induce situazioni elettromagnetiche differenti che provocano variazioni nelle interazioni, e questo comporta poi degli effetti tra delle forze fra le particelle, insomma, fra le particelle cariche, che si manifestano macroscopicamente in una dimensione. E tra l'altro questa è la ragione per cui noi usiamo ancora questo orribile termine che è la contrazione di Lorentz. Perché per Lorentz se strizzano per davvero, non so se mi sono spiegato, cioè cambiano le distanze intermolecolari per effetto del fatto che cambiano le forze quando mi muovo nell'etere, e quindi e più vado veloce maggiore è il campo magnetico che produco, quindi maggiore è la forza magnetica di attrazione, quella adesso ho usato di fare i conti per peso, e quindi maggiore è l'effetto di strizione che ne deriva, è proprio una contrazione in senso tecnico proprio, vero e proprio, d'accordo? Ma Maxwell era conscio? No, Maxwell era morto. Sì, no, dico era morto. Era conscio, che, cioè lui si era fatto la domanda, la velocità delle onde è costante? No. Cioè, no, non se l'è fatta perché era ovvia la risposta, no che non lo è. La velocità delle onde è C nel sistema dell'etere, che è quello in cui sono varie le mie equazioni. Cioè, il fatto di aver trovato quella relazione con quelle costanti, perché nei libri invece c'è scritto diversamente. Che c'è scritto nei libri? Che lui si rende conto che la velocità dell'onda potrebbe essere costante. Chi? Maxwell? Abbiamo anche detto che Newton ha fatto la meccanica newtoniana, non è vero, non l'ha mai fatta, l'hanno fatta Laplace, Lagrange, Hamilton, Jacobi, D'Alembert e quant'altri, ci hanno messo Euler, ci hanno messo un secolo e mezzo per fare la meccanica newtoniana. Poi noi, siccome Newton è Newton, la chiamiamo meccanica newtoniana, ma Newton non aveva la minima idea di cosa fosse l'energia, la quantità di moto, le leggi di conservazione, tutta questa roba. Ma se vogliamo attribuire tutto a papà Maxwell perché è un grande, va benissimo, ma storicamente non c'entra niente.
Marco era convinto che ci fossero i vortici dell'etere che trasmettevano queste cose, e quindi a questo punto usciva fuori e c'era un'onda che era il campo che si propagava. E anche Lorenz, solo che Lorenz a questo punto ti dà una ci ragiona sopra, smanetta le equazioni dell'elettromagnetismo, e il problema del movimento dell'etere quindi in realtà è l'ultimo dei problemi da cui nasce la relatività, perché non è un problema, perché alla fine dell'Ottocento i fisici avevano una eccellente spiegazione per il risultato nullo dell'esperimento di Michelson. I corpi si muovono attraverso l'etere, le loro dimensioni ne vengono alterate, e ne vengono alterate in modo tale che io non mi posso accorgere del movimento all'etere, che pure esiste però. Allora, questa cosa è molto divertente, perché è, naturalmente a noi a posteriori appare un po' un loop vizioso. Se volete, cioè, c'è un altro modo di vederla, che come Einstein introduce il suo articolo del 1905. Einstein dice, prendete il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, no? Qual è il cos'è il fenomeno dell'induzione? È che se voi ci avete essenzialmente una calamita e una spina, un anello metallico, e muovete l'uno rispetto all'altro, dentro l'anello nasce una corrente indotta. Allora, la cosa interessante è che Einstein nota, e tutti lo sapevano d'altra parte di questo, che l'effetto non dipende dal fatto che io tengo fermo la spira e muovo la calamita, oppure tengo ferma la calamita e muovo la spira. La velocità relativa, mi pare che se la velocità relativa delle due è tot, l'effetto che si vede è quello indipendentemente da. Ma la spiegazione che ne danno i fisici pre-relativistici è diversa, i fisici dell'etere, questo era proprio l'argomento di Einstein, era l'argomento che come ragionavano questi, perché è diversa? Perché? Devo sempre ragionare tenendo in mente l'etere. Allora, nell'etere valgono le leggi di Maxwell. Allora, supponete che questa è la calamita, la sua polarità, no? E questa è la spira. Allora, la spira è ferma, notate che in questo linguaggio, quando si parla di... c'è un problema col principio di relatività, insomma, no? In meccanica, ormai dai tempi di Galileo, si è imparato che stare fermi e muoversi non vuol dire niente. Ha senso solo il moto relativo. Ma quando si passa all'elettromagnetismo, no? Quando parlo di fenomeni elettromagnetici, stare fermi o muoversi vuol dire stare fermi o muoversi rispetto all'etere. C'è un sistema speciale, che è quello in cui sono varie le equazioni di Maxwell, che è l'etere. D'accordo? Allora, quello che dice anche, come si spiega questa cosa dell'induzione nel linguaggio della fisica maxwelliana dell'etere? Se questo sta fermo, se questo sta fermo e questo si muove, no, al contrario, facciamo prima il contrario. Tengo ferma la calamita e muovo la spira, vicino per esempio. Allora che succede? Succede che gli elettroni di conduzione del metallo della spira hanno una velocità nell'etere rispetto al campo magnetico prodotto dalla calamita, e quindi su essi elettroni si esercita la forza di Lorentz, F uguale QV vettor V, che li costringe a muoversi e induce la corrente nella spira, d'accordo? Se invece la spira sta ferma e io muovo la calamita, questi stanno fermi, quindi non c'è nessuna forza di Lorentz. E perché allora nasce la corrente? Perché la variazione del flusso del campo magnetico prodotto dalla spira concatenato con della cosa concatenata induce nella spira una forza elettromotrice indotta, cioè come se nella spira ci fosse una batteria in sostanza che fa sì che e questi si mettono a girare, e le correnti, le leggi sono fatte in modo tale che l'intensità della corrente risulta la stessa nei due casi. Cioè, avete una spiegazione asimmetrica per un fenomeno che è osservativamente perfettamente simmetrico. E questa è la cosa che fa schifo a Einstein, no? Ma la spiegazione è asimmetrica ed è quella che sta ancora nei nostri libri di testo. Perché uno legge la forza elettromotrice indotta quando c'è la variazione del campo e poi legge la forza di Lorentz e si capisce mai chi si muove, chi sta fermo, chi sta facendo cosa. Questo linguaggio, cioè la contrazione di Lorentz, questa spiegazione almeno terminologicamente non simmetrica, cioè sta ancora dentro i manuali, almeno quelli così. Quindi la situazione è buffa, è la stessa cosa. Tu, dal punto di vista osservativo, tutto avviene come se fosse valido il principio di relatività anche per i fenomeni elettromagnetici,
non si riesce a vedere dove sta il sistema di riferimento giusto, l'etere. Però, mentre in meccanica questo ci ha portato a dire perché non esistono sistemi di riferimento speciali, in elettromagnetismo invece vale ancora il principio di relatività, ma nel senso che non è possibile mettere in evidenza il movimento assoluto rispetto all'etere, che pure esiste in linea di principio. Ma io ti posso dimostrare perché non lo si riesce a vedere. E quindi c'è una bellissima frase di Poincaré che dice testualmente: il principio di relatività è l'impossibilità di dimostrare il movimento assoluto, che come principio è una schifezza, perché un principio che si dimostra è proprio una fetecchia, cioè un principio, no? Invece il principio di relatività te lo dimostro. Io ti dimostro che proprio perché le leggi dell'elettromagnetismo sono fatte in un certo modo, è impossibile dimostrare il movimento assoluto, che però esiste, ma non possiamo dirlo, insomma è un po' più buffo, però funziona. Adesso questo molto schematicamente è la parte 1 della sfaccenda, che in realtà non è drammaticamente, salvo il fatto che a qualcuno, Einstein, dà fastidio perché invoca un sistema di riferimento speciale in una teoria che deve spiegare fenomeni che non giustificano l'esistenza di questo sistema, perché tutto avviene come se fosse il principio di relatività anche per i fenomeni. E allora la proposta di Einstein è: sapete che facciamo? Amen. Facciamone a meno e discutiamo semplicemente le proprietà. Però questo è un pezzo della storia. Quindi, so much per l'esperimento di Michelson e la sua quasi assoluta irrilevanza per l'origine della relatività. Ah, è un bel pezzo di storia della fisica teorica e sperimentale che fino all'Ottocento è una bella cosa. Questo un po' l'abbiamo accennato le altre volte, ed è un altro problema che ha a che fare, che poi si connessi, naturalmente i problemi si intestano all'inizio, sono separati, no? Il problema del tempo, non mi ricordo, ne abbiamo parlato, credo, quando abbiamo introdotto perché bisogna mettere l'esistenza, perché bisogna ammettere il fatto che invece della velocità della luce C ha da essere invariante. Dietro c'è in buona parte questa riflessione sul problema della misura del tempo, che a sua volta è legato al problema tecnologico di definire operativamente sincronizzazioni di orologi a distanza, che è un problema tecnologicamente importante alla fine dell'Ottocento. Questo un po' l'abbiamo visto, insomma. E si intreccia, quindi è un problema tecnologico che si intreccia col fatto che, questo è interessante, quando Lorentz scrive le sue trasformazioni e arriva a scrivere praticamente, a meno di correzioni di dettaglio, quelle buone, insomma, deve scrivere anche la trasformazione per il tempo, perché tornino i conti. Solo che mentre la trasformazione sulle coordinate lui le capisce, la interpreta con la contrazione, no? Il fatto che quella sul tempo non si capisce bene che è, sembra essere un giocherello formale che serve per far tornare i conti, però che è sto tempo? E lui introduce la nozione di tempo locale, ma non si capisce bene. E Poincaré dà un'interpretazione di una trasformata del tempo, dicendo che il tempo, lo schema è complicato, ma grosso modo, perché poi è difficile leggere quello con l'originale, ma grosso modo funziona così. Nel sistema dell'etere c'è il tempo, quello giusto. Perché? Perché nell'etere abbiamo il famoso segnale che viaggia con velocità C in tutte le direzioni e quindi possiamo sincronizzare orologi nel modo giusto. Poincaré lo sa che è convenzionale questa cosa, è da lui che nasce la cosa. In un sistema di riferimento che si muove rispetto all'etere, osservatori che vogliono sincronizzare orologi faranno la stessa operazione. Ma in realtà in questo modo non misurano il tempo giusto, perché non sanno che la luce in realtà viaggia con velocità diverse nel loro sistema di riferimento e quindi sincronizzano i loro orologi su un tempo che non è quello vero, ma è quello locale di quel particolare sistema di riferimento, il tempo locale di Lorentz. E quindi la trasformazione, che per Lorentz è una trasformazione matematica, diciamo, sulle proprietà del tempo, diventa per Poincaré la manifestazione del fatto che le operazioni di sincronizzazione di orologi, i sistemi di movimento sono sfasate rispetto al fatto che cambia in modo di cui l'osservatore però non si può accorgere la velocità di segnali nelle direzioni, insomma, una cosa di questo genere. È Einstein che, mettendo insieme principio di relatività e necessità, dichiara che siccome la procedura per sincronizzare l'orologio deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento, per il principio di relatività C è la costante universale, punto. E questo è il passo che nessuno
è la vera ragione storica per cui ha senso dire l'atto di nascita concettuale, no? Della relatività ristretta è il lavoro di Einstein, ma non perché gli altri non riuscivano a spiegare l'esperimento di Nicholson e lui ci riesce, o perché lui scrive il primo di trasformazione che ci stavano già, è perché lui è il primo a dire in modo esplicito una cosa che era nell'aria, ma che nessuno ha detto, neanche Poincaré, che pure c'era un allusino, e cioè che C è la stessa in tutte le direzioni, in tutti i sistemi di riferimento. Questo è lui lo dice, gli altri no. Tant'è vero che l'ultimo lavoro di Poincaré prima di morire nel 1912 si chiama I rapporti fra la materia e l'etere, il quale continua a campare allilissimo nonostante tutto questo. Quindi c'è questa problematica, che ovviamente a qualche punto si intreccia con questa, perché c'è il problema delle trasformazioni e quindi compaiono queste buffe equazioni di tempi che si spostano. Comunque tutto questo è molto, in realtà non è il problema. Il problema della fisica del 500 è questo. Non frega nessuno del tempo, è un problema, Michelson nell'etere. Il problema fondamentale è che stiamo a capire come è fatta la struttura della materia. Qualcuno ci ha ormai convinti del fatto che a livello microscopico ci stanno dei grandetti di roba che si chiamano elettroni, e che quindi la carica elettrica è quantizzata e che quindi a livello microscopico abbiamo a che fare con strutture discrete e non continue, che tra l'altro crea un problema grosso come una casa dal punto di vista teorico generale, no? Perché l'elettromagnetismo sono le equazioni di Maxwell, e le equazioni di Maxwell sono le equazioni differenziali di un continuum che è il campo elettromagnetico e la distribuzione di carica. Poi però succede che la carica, che è questa cosa continua, il fluido elettrico, eccetera, a livello microscopico è fatta a pallocchetti. E quindi tu hai un universo di equazioni differenziali che descrivono un continuo che è generato da un sostrato microscopico che è discreto e fatto a palline. E vabbè, ti devi inventare la matematica e il linguaggio per mettere insieme queste cose. E l'autore di questa operazione è proprio Lorentz, quello che integra la fisica dell'elettrone dentro il sistema teorico delle equazioni di Maxwell, è quello che inventa la forza di Lorentz, che è appunto quello che ti permette di stabilire cosa fa il campo delle particelle, insomma, no? E in genere costruisce la teoria dell'elettrone. E ovviamente quando arriva l'elettrone nasce la fisica delle particelle elementari, l'elettrone è la prima particella elementare, sta lì, sto fregno buffo, poi vediamo capire come è fatto. Quanto pesa, che carica c'ha, come si muove, che succede se gli do una schicchera, eccetera, eccetera, eccetera. E la gente comincia a fare modelli dell'elettrone, idee, che come è fatto sto coso, quant'è la sua massa, inizialmente si misura il rapporto carica-massa, poi qualcuno misura la carica, quindi è tutte queste cose. E quindi, perché questa è la struttura della materia, insomma, alla fine dell'Ottocento, d'accordo? Come è fatto l'elettrone, come si muove, come reagisce a sollecitazioni per accelerato, tutte queste cose. Allora, qui nasce un'idea molto carina che viene ripresa, inizialmente era una speculazione, poco più che una speculazione, dovuta sempre a Thomson, quello che poi scopre l'elettrone. Ma prima, la scoperta dell'elettrone, come al solito, si dice che l'elettrone viene scoperto da J.J. Thomson nel 1897. Sarebbe più corretto dire nel corso dell'ultimo decennio del Novecento si accumulano le evidenze sperimentali in favore del fatto che ci sta una struttura granulare che è l'elettricità, e questa cosa arriva a maturazione più o meno in questa data grazie alle misure di Thomson, è una cosa un po' più complessa. Prima che ci fosse questa cosa, il buon Thomson aveva pensato, ragionava così su. Abbiamo un grumo di carica elettrica, un pallocco di carica elettrica, no? Anzi, un oggetto materiale carico, va bene? Quindi una sfera, una sferetta su cui è depositata una certa quantità di carica elettrica, no? Allora, questo oggetto cos'è? C'ha una massa, perché è un pezzo, è una sferetta di materia, quindi c'ha una massa, e poi c'è anche una carica, però siccome ancora non esiste l'elettrone chiamiamo una carica. Allora lui dice, che succede se questo coso provo a accelerarlo ed è carico? Dunque, se non fosse carico,
come sappiamo, un oggetto di massa m, se io provo ad accelerarlo e faccio agire quindi su quell'oggetto una forza, produco un'accelerazione nel rapporto fra la forza e la massa, e in questo modo incremento la sua velocità, e se la faccio agire la forza su un certo tratto, il lavoro fatto dalla forza è uguale alla variazione di energia cinetica della particella. Ma che succede se la particella è carica? Allora, supponiamo che questo oggetto sia fermo nell'etere. Benissimo. Essendo carico, produce un campo elettrico, elettrostatico, a cui è associata una certa energia distribuita nello spazio. Se provo a accelerarlo, a metterlo in moto, lui diventa sorgente, diventa una corrente, perché è una carica in movimento, e quindi produce un campo magnetico nell'etere. Ma il campo magnetico si può, per produrre il campo magnetico ci va energia. Al campo magnetico è associata energia. Quindi per portare questo fregno buffo dalla velocità iniziale 0, diciamo, alla velocità finale V, bene? Mentre prima dovevo fare un lavoro pari a un mezzo m al quadro, no? Adesso per il principio di conservazione dell'energia devo dargli il lavoro energia, devo fornire più energia a questo oggetto, perché devo fare un lavoro supplementare che è quello che mi serve per portarlo alla velocità V, più gli devo dare tutta l'energia per costruire il campo magnetico associato al suo moto nell'etere. E siccome la densità di energia del campo magnetico va col quadrato del campo, il quadrato del campo va il campo va con l'intensità di corrente, l'intensità di corrente va con la velocità, questa cosa è una cosa che è proporzionale anche questa al quadrato della velocità dell'oggetto in questione. Quindi a tutti gli effetti è come se questo fregno ci avesse una massa maggiore. Non c'ha una massa maggiore, ma oppone ai tentativi di accelerarlo una resistenza maggiore di quella che opporrebbe se fosse scarico, proprio perché è carico. E quindi ha tutti gli effetti, l'inerzia che oppone al tentativo di accelerarlo è maggiore, e c'è quindi la sua inerzia, adesso è la somma dell'inerzia che c'ha perché è un pallocco di materia, è un pezzo di massa newtoniana, più una inerzia che deriva dal fatto che è carico, la massa elettromagnetica. Va bene? Oggetti carichi, per il fatto di essere carichi, richiedono per essere accelerati, perché se ne incrementi l'energia cinetica, una spesa maggiore di energia, e questo a tutti gli effetti equivale a dire è come se ci avessero una massa in più. Piacere. La cosa è del tutto irrilevante, rimane lì come osservazione teorica dell'ottimo Thomson per un po' di tempo, perché se uno si fa i conti scopre che sta massa elettromagnetica componendo a basse velocità non vuol dire niente, non è interessante. Però poi succede che qualcuno intanto nella teoria avanza, la gente fa i conti e si scopre una cosa interessante, già più divertente, che quindi dato un corpo carico in moto nell'etere, la sua massa si può scrivere come la massa, lo scrivo MN, la massa sua quella vera, quella newtoniana, quella perché è un pezzo di materia, no? Più questa componente, chiamiamola EM, di origine elettromagnetica, che non è una massa materiale, è una inerzia dovuta al fatto che è carico. Se fanno i conti per bene, i vari Lorentz, Abraham, tutti i teorici di fine 800 che lavorano sotto l'elettromagnetismo, e si scopre che facendo i conti per bene, questa parte qua della massa, questa componente elettromagnetica, non è costante, ma dipende dalla velocità. Ci sono varie formulette a seconda del modellino che uno si fa per l'elettrone, ma la cosa divertente è che tutte le formule che si ottengono per questa cosa qui danno una dipendenza della velocità che va a infinito quando la velocità tende alla velocità della luce. Quindi uno dice, allora, la massa è la massa newtoniana più
una massa elettromagnetica, ovvero per scrivere la stessa cosa, che dipende dalla velocità e che tende a infinito quando V tende a C. Quindi il primo risultato molto divertente che nessuno sa, ma che va detto, perché sennò si capisce niente, è questa idea che la massa di un corpo carico va a infinito quando il corpo viaggia alla velocità della luce, non ha un cavolo a che vedere con la relatività, è un risultato dell'elettromagnetismo classico dell'etere del 1890 e giù di lì. Si sapeva da prima. È la famosa massa elettromagnetica dipendente dalla velocità. Che bello. Allora dice, che ce facciamo? Ci facciamo niente, perché il problema è che naturalmente quando uno fa le formule scopre che questa dipendenza è del tipo, cioè di solito dipendenza del tipo di gamma, più o meno, a seconda dei modelli, ma che quindi, diciamo, la variazione di questo oggetto con la velocità si sente quando sei a velocità vicina a quella della luce. Siccome dal 1895 nessuno ha sotto mano oggetti carichi che vanno a velocità vicine a quelle della luce, questa rimane una bizzarria teorica, o poco più, ma però non c'è modo di andarla a vedere. Perché per esempio anche quando, vale la pena di metterci, anche quando J.J. Thomson trova l'elettrone, lui dice, ah che bello, gli elettroni sono quelli che vengono fuori dai tubi catodici, quelli sono veloci, potremmo andare a vedere quanto è questa roba. Sono veloci, ma sono veloci mica tanto. Gli elettroni e raggi catodici viaggiano a qualcosa come 10 alla 6 metri al secondo, che è un'ira di Dio naturalmente, ma 10 alla 6 è un centesimo della velocità della luce. Un quadro su C4 è? Ma più bassi. Molto, i raggi catodici sono una fetecchia. Funzionano con qualche elettronvolt, quindi sono le velocità tipiche sono nell'ordine di 10 a 6, quelli di Thomson. E quindi V su C è 10 alla meno 2, V quadro su C4 è 10 alla meno 4, sai che ce faccio con la tecnologia di fine 800? È una bizzarria, no? Non ci faccio niente. Ma lo stato è divertente perché nel giro di 5-6 anni succede tutto a cavallo del 900, di fine 800 e inizio 900. Nel 1898, l'anno dopo, qualcuno scopre la radioattività. Becquerel, Rampolini, Amaramati, Ciccocò. E della radioattività si scopre che queste sostanze radioattive, l'uranio, i sali di radio, eccetera, sputano fuori roba, che non sapendo come chiamarla si chiama alfa, beta e gamma, fantasia al potere, insomma, no? Poi però si scopre che quelli che venivano chiamati raggi beta sono proprio gli elettroni, le Thomson. Solo che quelli invece di avere energie dell'ordine di qualche kilo elettronvolt, hanno energie di qualche mega elettronvolt, perché sono processi nucleari, ovviamente questo all'epoca non si sa, lo sappiamo noi. I beta emessi dalle sostanze radioattive, cioè gli elettroni sparati dalle sostanze radioattive, pistano come matti e vanno a velocità vicine a quelle della luce. Allora a questo punto, zac, ce l'abbiamo le particelle veloci. Allora andiamo a vedere. A questo punto il gioco è fatto. Se l'elettrone è un pallocco di materia, piccolo piccolo, che per di più, essendo carico, ha una inerzia, questa in quanto è un grumo di materia e questa in quanto è una particella carica e questa dipende dalla velocità, concettualmente è facile, facciamo degli esperimenti, misuriamo la massa dell'elettrone in funzione della velocità, tiriamo una bella riga nel nostro grafico, facciamo l'intercetta V uguale a 0 e ci abbiamo la componente vera, la massa vera, e il resto è schifezza elettromagnetica e abbiamo capito qualcosa di come è fatto l'elettrone. Il signor Walter Kaufmann, uno dei migliori fisici sperimentali che giocavano all'epoca con queste cose, raggi catodici, raggi, deflessioni, campi magnetici, bla bla bla, fa l'esperimento per determinare quindi quant'è il rapporto per l'elettrone, per gli elettroni veloci, quindi su elettroni raggi catodici. Questa cosa avviene tra 1901 e 1903, come al solito un processo lento, ci va del tempo, insomma, per vedere quant'è questa e quant'è questa. Il risultato di Kaufmann è questo. La massa non esiste. L'andamento della dipendenza della inerzia degli elettroni dalla velocità è interamente spiegato dalla sua componente elettromagnetica. La materia non c'è. E la gente è tutta contenta naturalmente, no? Con tutti lì che saltano come matti dalla contenta. È fatta! Se abbiamo deciso che la massa, che è l'ingrediente fondamentale della meccanica,
altro non è che un effetto elettromagnetico, ci siamo, l'idea dell'elettromagnetismo sia la teoria buona che spiega tutto, abbiamo vinto, insomma, no? L'invincibile. Quindi questo risultato di Kaufmann manda in visibilio la quasi totalità dei giovani fisici teorici di inizio 800 che sono convinti che stanno a fare la rivoluzione scientifica, fondando tutta la fisica sull'elettromagnetismo, e questo risultato ci casata proprio, come si dice nel classico calcio di Mercalli, la materia non esiste, ciò che chiamiamo massa è energia, è grumo di energia elettromagnetica, essenzialmente. Ah, e quindi l'elettromagnetismo in linea di principio, siamo tutti contenti, no? Vabbè. Quindi, e qui naturalmente vengono fuori le varie formulette per come è fatta questa cosa, che dipendono dal modello particolare che uno usa per descrivere l'elettrone. In particolare Lorentz ottiene una formula per la dipendenza dalla velocità della massa elettromagnetica, dell'inerzia dell'elettrone, che è, guarda caso, fatta così. Scusate un attimo, gamma è maggiore di 1, facciamoci 5 cose, per formula, la famosa massa relativistica, quella che compare ancora, io sostengo che dovrebbe ammazzarla, no, la inventano questi qua, matti come cavalli, che stavano pensando a fondare la meccanica sull'elettromagnetismo, ed è una delle particolari espressioni della massa elettromagnetica, di questo concetto tardo ottocentesco legato all'etere intrinsecamente, perché senza l'etere tutto questo non funziona, e che in particolare, questa è la formula di Lorentz, Abraham, che è un altro fisico teorico, ne tira fuori un'altra, vado veloce per riuscire a dire tutto quello che voglio dire in tempo utile, ne vengono fuori diverse. Perché vengono fuori diverse formule? Ma perché si sono modelli diversi su come è fatto l'elettrone, ma c'è una cosa in particolare che è importante a questo punto. Se voi avete dematerializzato l'elettrone e ne avete fatto solo un pallocco di carica elettrica che sta così, no? E chi è che la tiene insieme questa carica elettrica? Perché finché io ho un supporto materiale ci posso depositare sopra della carica e quello sta là. Ma se tolgo il supporto materiale sotto, fino a prova contraria, un grumo di carica elettrica nello spazio da solo dovrebbe esplodere per effetto della repulsione elettrostatica, no? I singoli parti, come tutta carica negativa, dovrebbero... Quindi uno dei problemi di questa fisica teorica, che a me sembra ridicolo, ma in realtà insomma, non è molto diverso dal problema che la gente si pone perché le particelle hanno massa e si inventa il bosone di Higgs, insomma, mutatis mutandis è il problema. Come fa l'elettrone a essere stabile se gli ho tolto il supporto materiale? Allora ci sono varie ipotesi al riguardo. Una ipotesi è quella di Abraham, che è un teorico importante, un fiore di teorico, di fine 800, che dice ciccia, l'elettrone è la particella elementare, la sua stabilità è un assioma della teoria. Amen. Dopodiché ne seguono tutti certi risultati, lui si fa il suo modellino di elettrone rigido, che è una bella sferetta fatta in un certo modo, e tira fuori una formula che dà la dipendenza.